Ciao a tutti, oggi andiamo a parlare di decompressori file e compressori file, quindi nella pratica ne andremo a scegliere tre che sono quelli più utilizzati nel mondo del web, quindi andiamo a vedere le loro differenze e andremo a vedere se conviene appunto una versione free, quindi gratuita, oppure una versione a pagamento per quello che offrono. Andiamo a vedere appunto queste piccole differenze. Allora, i programmi che andremo a utilizzare, quindi a scaricare, sono, come vi ho detto prima, tre e sono una versione free, che è il classico e conosciuto 7-Zip. Poi abbiamo altre due versioni free che però diventeranno anche a pagamento se decidiamo insomma di acquistarle, quindi di espanderle un pochettino, e sono il classico WinZip conosciutissimo e la classica WinRAR. Quindi andiamo a vedere ora nel video direttamente a computer quali sono queste differenze. Intanto andiamo a scaricare i programmi. Perfetto, quindi per scaricare questi programmi dobbiamo andare ad aprire sempre il nostro browser web. Io utilizzerò il mio Firefox. Ok, andiamo a scrivere qui come primo programmino 7-Zip, quindi scritto 7-Zip. Invio. Rifiutiamo i cookie e scarichiamo download 7-zip, quindi clicchiamo su download. Ora, in base alla versione del nostro sistema operativo, quindi se è un 64 bit o un 32 bit, dobbiamo andare a fare il download. Quindi in questo caso io utilizzo un sistema 64 bit e devo per forza scaricare questa prima stringa, quindi clicco sul primo download e il programma già l'ha scaricato, quindi chiudo tutto. Il programma che mi ritroverò sul desktop sarà questa di qui, l'iconcina. Quindi basta che faccio il doppio clic, do sì e vado a installare il programmino così per com'è. Perfetto, ho già finito l'installazione, close. Quindi il programmino me lo ritroverò sul computer. Ovviamente non c'è l'icona sul desktop perché questo è un sottoprogramma che funzionerà poi. E non cliccandolo direttamente nell'icona sul desktop, ma funzionerà direttamente con i file, così come WinZip e WinRAR. Quindi posso scestinare questo file. Lo stesso procedimento lo dobbiamo fare con WinRAR, in questo caso non li scaricherò, però vi farò vedere sempre da dove si scaricano. Quindi aprendo sempre il browser, andiamo a digitare WinZip per quanto riguarda il WinZip. Quindi rifiutare sempre i cookie, andare su download WinZip gratis. In questo caso bisogna cliccare sul download gratuito, quindi fatelo voi, è sempre preciso identico a quello che abbiamo scaricato prima al 7-Zip. Lo stesso vale andando a scaricare il WinRAR, quindi scriverò nella barra WinRAR, invio, sempre il primo sito, quindi WinRAR download, e farò sempre scarica WinRAR. In questo caso come il WinZip o il WinRAR potete vedere che ci sono due versioni, ovviamente lo scarico WinRAR che sarebbe la versione quella free, quindi permette alcune funzionalità rispetto ovviamente alla versione a pagamento. Quindi se vogliamo acquistare il WinRAR e clicchiamo su compra WinRAR, vedete che costerà su per giù un 30 euro, insomma giù di lì dai 30 euro. Quindi se volete fare molte molte cose con il WinRAR, vi consiglio di acquistare questa versione, perché comunque il WinRAR è ottimo. Il WinZip lo stesso avrà la sua versione a pagamento, però è un po' più caruccia rispetto al WinRAR, quindi va benissimo. Sia la versione free per quello che farete, andrà benissimo sia la versione free di WinRAR, WinZip e 7-Zip, che invece il 7-Zip è completamente gratuito. Se volete qualche cosetta in più, quindi lavorate molto con la decompressione dei file, magari li volete inviare via email, volete più spazio, volete un database, quindi andremo a acquistare la versione a pagamento o di WinRAR che costa 29,95 o di WinZip che ha un costo superiore. Quindi questi sono i tre programmi che noi andiamo a utilizzare per andare a decomprimere i file. Però, e comprimere i file, però andiamo a vedere proprio come funzionano. Allora, per esempio, dobbiamo noi comprimere un file che è troppo grosso e quindi lo dobbiamo un pochettino rimpicciolire per inviarlo via email. Ora, ammettiamo che io sto creando un file, quindi faccio nuovo documento di testo. Io in questo documento di testo clicco dentro e scrivo, per esempio, benvenuti nel mio canale assistenza informatica online, e questa stringa la devo inviare
ovviamente via email. Quindi chiudo tutto, salvo ovviamente. Quindi questo di qui sarà il nuovo documento di testo, lo riapriamo, all'interno avrà questa stringa. Ora, ammettiamo che, ovviamente non può pesare assai perché io ho fatto solo un formato di testo, però può essere un video, può essere un documento pesante. Quindi ammettiamo che è molto pesante, io lo devo comprimere. In questo caso mi posizionerò col tasto destro sopra questo file del mouse. Farò, ovviamente stiamo parlando su Windows 11, questo procedimento però è sempre uguale anche per gli altri. Cambierà soltanto il menu a tendina del tasto destro, quindi in questo caso io appena clicco tasto destro mi troverò questo tipo di menu a tendina. Magari voi vi trovate, io devo fare mostra l'altra opzione per trovarvi il menu a tendina vecchio del 10. Quindi comunque il procedimento è uguale. Io magari farò qualche passaggio in più perché avendo l'11 devo fare qualche passaggio in più. In questo caso andrò a fare 7-zip, aggiungi all'archivio e si aprirà questa finestra. Quindi qua posso decidere tutto quello che voglio fare, il formato dell'archivio, di quanto voglio fare i pacchetti, quanto deve pesare, quanto deve essere compresso, se voglio soprattutto, dato che è un file personale, inserire una password. Quindi a che arriverà il file ovviamente dovrà inserire una password che magari conoscerà soltanto lui. Quindi possiamo anche andare a proteggere i nostri file, questo si fa sia col 7-zip, col WinRAR e col WinZip, quindi con tutti. Ammettiamo che non lo dobbiamo andare a proteggere, facciamo soltanto ok. Eccolo qua, il file lui l'ha zippato praticamente, si dice che l'ha compresso, quindi questo di qui peserà ovviamente meno del file originale. Io posso inviare via email, anziché questo file che peserà assai, questo contenitore di libricini, il cui all'interno avrà direttamente il file nuovo documento di testo. Quindi una volta che l'utente avrà spedito via email, il destinatario si ritroverà questo file, non rimarrà soltanto che fare il doppio clic e riscompattare questo file, quindi farlo tornare alla versione, diciamo, originale, che era quella che abbiamo trovato qua sopra. Quindi questo vale ovviamente per il 7-zip, però per il 7-zip però varrà praticamente per tutti gli altri programmi. Quindi ammettiamo che cestiniamo intanto tutto. Lo stesso procedimento io lo voglio fare con il WinRAR, quindi in questo caso io creo di nuovo quel famoso file. In questo caso cambiamo, voglio creare una cartella. Questa cartella inserisca all'interno un documento di testo e chiamerò assistenza informatica online. Perfetto, quindi abbiamo creato ora una cartellina con un file all'interno. Questa di qui pesa assai, via email non può essere spedita perché l'email dà un tot di spazio per spedire, quindi io la devo rimpicciolire. In questo caso, se voglio utilizzare il WinRAR o il WinZip, farò sempre lo stesso procedimento. Quindi tasto destro, mostra altre opzioni. In questo caso, anziché andare a utilizzare il 7-zip, andrò a utilizzare la RAR, quindi il WinRAR. Quindi facendo aggiunge ad un archivio il RAR, si aprirà questa famosa finestra, quindi precisa e indica il 7-zip, e qui posso andare sempre a utilizzare il metodo di compressione, se è normale, se lo voglio migliore, quindi molto molto compresso, la dimensione del dizionario, quindi di quanto la voglio, da 32, da 64 mega, quindi creare i vari pacchetti, quindi dividerli in volumi, posso fare quello che voglio. Posso anche inserire come al 7-zip una parola chiave, quindi la classica password che il destinatario finale dovrà sapere per scompattare questo file, in modo che se il file viene rubato o si perde, nessuno può comunque prendere il contenuto all'interno, perché ovviamente chiederà una password. Anzi, in questo caso non lo faremo proprio con la password, per farvi vedere nel caso in cui il file venisse rubato che non si può aprire. In questo caso io faccio imposta parola chiave e qui noi digitiamo per esempio come parola chiave assistenza. Ripeto la parola chiave, quindi sarebbe la password assistenza, e do un ok. Quindi in questo caso noi già abbiamo impostato una password. Per finirlo di comprimere do sempre il famoso ok. Lui già ha compresso il file, ce lo ritroveremo qua. Quindi anziché andare a inviare questo file che è pesante, invierò questo di qua che è compresso in più con la password. Ammettiamo che questo file arriva, intanto se questo file arriva all'utente farà doppio clic, prenderà questo file e lo getterà fuori. Ovviamente lui immediatamente mi chiede la password, abbiamo detto che era assistenza. Clicchiamo e ovviamente io non andrò a sostituire il file perché già l'ho nel desktop, quindi lui mi apre il file presente che noi abbiamo messo all'interno. Ammettiamo che invece questo file viene perso,
Quindi l'utente finale è una persona, insomma, estranea a quello che stiamo facendo, si troverà questo file, cliccherà all'interno, però si troverà il classico puntino sopra, quindi già qua si capisce che all'interno c'è una password, quindi se io lo butto fuori ovviamente mi troverò qui e mi bloccherò, perché posso andare a mettere, per esempio, sole, mi darà che è errata, posso andare a mettere luna, mi darà che è errata, insomma è impossibile che un utente possa capire qual è la password, quindi in questo caso se sono dei dati veramente sensibili andiamo sempre a inserire la password nei nostri archivi RAR, WinZip o 7-Zip, quello che sia. Quindi in questo caso possiamo anche andare a cestinare. Come ultima prova che vi dico di fare, praticamente è quello che serve anche non soltanto a comprimere i file e decomprimere i file, però molte volte via email non permette di fare il classico trascinamento in totale dei file, quindi se io ho più file, quindi ammettiamo che io in una cartella vado a inserire molti file all'interno, quindi farò un nome, un documento di testo chiamato 1, farò un nuovo documento di testo chiamato 2. Ammettiamo che questi documenti di testo sono le vostre immagini, dico quello che volete. Io per sbrigarmi sto creando dei documenti di testo. Per esempio, ne abbiamo 3, ne abbiamo 10, 20 e così via. Quando le andiamo a inserire nell'email, anziché avere il fastidio di andarle a inserire a 1 a 1 perché non permette l'inserimento, quindi è totale, quindi andare a inserire a 1 a 1. Noi per sbrigarci andremo a rarrare questi file, quindi all'interno di questi tre file, all'interno di questa cartella che troverò questi tre file, noi andremo a rarrare, quindi tasto destro, mostra altre opzioni, aggiungi ad un archivio RAR, ok, andiamo a creare il libricino dove all'interno ci sono ovviamente molti più file, quindi a noi non sorgerà più il problema di andare a inviare questi tre file, 4, 5, 6, 100 foto, tutte caricate a uno via email. Invece andremo a cliccare via mail, andremo ad allegare soltanto questo file che all'interno contiene invece tutti questi file che abbiamo creato noi prima. Quindi anche un metodo più sbrigativo per inviare molti file tutti in un'unica volta. Quindi andiamo a cestinare il test. Quindi questo per quanto riguarda praticamente l'utilizzo dei compressori e decompressori dei file. Ovviamente noi quindi abbiamo parlato intanto di questi tre programmini, abbiamo detto uno gratuito completamente che è il 7-Zip e due che sono sempre in versione free, in versione ridotta, quindi fanno poco, però quel poco che a noi serve e interessa. Le stesse due versioni, quindi free, che sono WinZip e WinRAR, saranno a pagamento. Una più economica intorno ai 30 euro per quanto riguarda il WinRAR e invece un'altra intorno ai 40-46 euro per quanto riguarda il WinZip. Quindi abbiamo detto che servono anche per spedire molti file e tutti in un'unica volta via email. Ovviamente in questo video non ne parleremo, però più avanti parleremo invece come inviare, dato che abbiamo parlato di inviare file via email e che l'email purtroppo fa inviare poco come mega di file, vi spiegherò come andare a inviare utilizzando dei siti internet, in questo caso saranno due quelli che andrò a utilizzare nel prossimo video, e vi farò vedere come andare a inviare file veramente pesanti, tutti in un'unica volta per giunta, utilizzando praticamente questi siti che sono meravigliosi praticamente per il lavoro che fanno. Però questo magari poi ne parleremo in un secondo video, così per non confonderci. Spero sempre di essere stato utile e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!